ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. Non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Grazie a Don Massimo Granieri di essere con noi, grazie a Noa che è qui come promesso in nostra compagnia. Signori, oggi l'avrete capito, è facile da comprendere, ma noi lo vogliamo sottolineare, vogliamo parlare di quell'anima bella, di quell'uomo unico e per questo assolutamente speciale che era e rimane Franco Battiato. A lui è dedicata questa nostra puntata. Simone Cristicchi e Damara stanno omaggiando Battiato in un concerto in tour, vi daremo anche tutte le date dal titolo Torneremo Ancora, concerto mistico per Battiato, grazie di essere qui. Grazie a lei. Voi. Lei era una promessa di qualche puntata fa. Don Massimo Granieri, grazie mille. Don Massimo è il critico musicale dell'Osservatore Romano, ora la dico tutta bene, è parroco di Santo Oliverio Martire a Laurignano, Cosenza. Yes. L'ho detta bene. Giusto. Autore del libro Peccato che io non sappia volare, Franco Battiato ed io. I libri poi ve li faccio vedere tutti, perché oggi è una puntata piena, una puntata che noi volevamo fortemente ed eccoci qua, la stiamo realizzando. Allora, Simone Cristicchi, l'incontro con Franco Battiato, incontro fortunato, perché voglio dire, perché sei qui, perché tu sei chi sei, ma l'incontro con questo grandissimo, incontro della sua musica, del suo essere, quando è avvenuto? È venuto quando ho cominciato a scrivere le prime canzoni e ovviamente lui, Battiato, De André, Fossati, De Gregori erano i miei padri, i miei maestri. Certo. Poi molto più in là, col tempo, ho scoperto anche la sua anima di ricercatore spirituale e forse quella parte lì mi ha interessato ancora di più, perché lui ci ha lasciato una mappa piena di tante piccole chiavi per decifrare i segreti che stanno dentro i testi delle sue canzoni. Nella tua consueta umiltà però, tu hai inviato un CD, c'erano ancora i CD,
no, già non era un 33 giri, ma perché ascoltasse, potesse ascoltare la tua musica. Sì, l'ho inseguito. Diciamola tutta, lo hai inseguito, è stato un inseguimento. Sì, l'ho inseguito, era in concerto qui a Roma, riuscì ad andare dietro le quinte e sentì che lui albergava nell'hotel Augusto qui a Roma. E io mi precipitai e col mio CD, col mio demo, e aspettai circa 2 ore prima di consegnarglielo. E lui mi premiò questa pazienza, appunto ricevendo questo, prendendo questo CD, che poi credo che non abbia mai ascoltato. Poi nel 2007 invece abbiamo avuto un incontro molto più importante, più intimo, proprio a casa sua, nella sua villa a Milo. E era il 2007, l'anno in cui vinsi il Festival di Sanremo, e lui aveva la curiosità di conoscermi e mi invitò a casa sua. Allora lì... Sono sempre molto delicata quando si parla di questi incontri, sono cose strettamente private, però che cosa è stato incontrarlo da meritatissimo vincitore di Sanremo, così, nella sua casa, nei suoi luoghi? Allora, posso dire tante cose perché abbiamo passato una giornata insieme. La prima cosa che posso dire è che era una persona molto accogliente, era veramente un signore. Era gentilissimo, e una grandissima umiltà e la curiosità, perché per assurdo era più lui che mi faceva domande a me, era più incuriosito da me che io rimasi così, perché mi faceva domande in continuazione. E questo però mi ha fatto pensare alla sua grande amicizia con Giorgio Gaber, che aveva questa stessa mania, aveva l'interesse per gli esseri umani. È un'ottima mania quella che dichiara... È Simone Cristitti che parla, quindi lo conosciamo. Amara, portare... Poco fa eravamo... C'è la curva, ho lo studio pieno, signori. O c'è più gente di là di quanto siamo noi di qua, lo potete ben immaginare. Dicevamo, la voce, il modo di interpretare, la bellezza. Sentirsi nella tua arte così vicina da avere il compito di reinterpretare, di raccontare la sua musica e le sue canzoni. Quanta soddisfazione dà? Tanta, tanta. Infatti io purtroppo non sono una di quelle che non l'ha potuto incontrare personalmente, ma sento di aver ricevuto comunque un regalo grande da lui, perché è una responsabilità enorme proprio farmi veicolo dei suoi messaggi, essere la frequenza che in qualche modo incontra le anime delle persone che vengono ad ascoltare, quindi mi sento molto fortunata in questo. E siamo anche molto fortunati noi, però sentite bene, perché insomma qui ne abbiamo da raccontare oggi. Massimo Granieri, che è il Don Massimo che si usa davanti a me, non l'ha mai incontrato Battiato, no, vero? Purtroppo no. Purtroppo no. Però ne ha scritto. Sì. Eccolo qua, edito da San Paolo, peccato che io non sappia volare, Franco Battiato ed io. Ne parliamo adesso approfonditamente, ma perché arrivare a scrivere, no? Entrando così tanto dentro la sua anima e capacità di essere così spirituale? C'è stata una coincidenza, che poi io non credo alle coincidenze, nel senso era a un certo punto un mio desiderio di uscire fuori dalla scrittura di un critico musicale e di raccontare un po' più di me stesso, quindi usare una scrittura autobiografica, e stavo pensando proprio a Franco Battiato e mettendo in luce alcune pagine di un mio diario personale di storie che si incrociavano sempre comunque con le sue canzoni. A un certo punto arriva la telefonata dell'editore che mi chiede un libro su Franco Battiato. Quindi le due cose si sono sposate magnificamente ed è uscito fuori questo omaggio a un maestro a cui devo tanto. Allora, non crede alle coincidenze, io sì, ma qui siamo uno pari, palla al centro, e questa palla al centro è l'omaggio che noi vogliamo fare ad un'anima bella, lo ripeterò tante volte oggi, a Franco Battiato. Lo facciamo con le persone migliori, con loro in studio, così tanti artisti, persone che tanto lo hanno amato, e con tutti voi a casa. Ci vediamo tra un attimo. L'ora solare. Grazie. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso... Franco Battiato oggi qui all'Ora Solare con Massimo Granieri, critico musicale dell'Osservatore Romano, e con Simone Cristicchi ed Amara. Grazie di essere con noi. Grazie, grazie, grazie. Allora, prima di tutto, prima di andare anche con le immagini, il nostro Alessandro Tresa è più che mai carico, il nostro regista in,
in regia, ovviamente, e noi lo ringraziamo. Prima però volevo ancora sentire da Don Massimo Granieri quello che ha detto durante la pausa. La cura, l'abbiamo ascoltata in apertura, l'hanno, come dire, raccontata in maniera splendida Simone Vesticchia ed Amara. Direi che quasi l'hanno riscritta. Ed è la cosa più bella che si possa fare quando si riproduce una canzone di un altro artista. Avere il coraggio di tradirla, di riscriverla. Questa è la forza dell'arte. Loro lo hanno fatto in maniera incredibile, però salvando il, diciamo, il cuore del brano, che parla di un amore oblativo, disinteressato, che si dona completamente. Nella versione di Battiato c'è soltanto la voce di un uomo. Qui c'è anche la voce di una donna. C'è una reciprocità in questa canzone che nella loro interpretazione esce fuori. E lì nel backstage io mi sono emozionato. Io tantissimo. Questo volevo che uscisse fuori. Scusate, perché poi le parole che ci diciamo durante la pausa non è giusto che vengano perse, no? Che rimangano soltanto tra noi. Allora, il concerto all'Arena di Verona, con tanti artisti che hanno interpretato i suoi brani, tra questi artisti ovviamente Simone Cristicchi ed Amara, che hanno inaugurato, lo ricordiamo ancora una volta, il tour Torneremo Ancora, concerto mistico per Battiato, filo conduttore la spiritualità. Se ci sono tanti artisti così, non può che essere così. 20 maggio a Milano, 21 Sala Teatro Verdi Conservatorio, 21 maggio a Senigallia al Teatro La Fenice, 5 luglio a Roma, ma poi c'è tutto il programma che chiaramente si può trovare, cercare. Prevedete tante persone, vero? Ma noi siamo i primi. Avete già iniziato, insomma. Siamo i primi ad essere sbalorditi, io e Amara, per questo progetto che è nato per omaggiare il percorso spirituale di Battiato, certo, attraverso la sua musica. E ci siamo ritrovati di fronte a una risposta di pubblico incredibile. Migliaia e migliaia di persone che vengono al nostro omaggio. È un concerto che si fa insieme al pubblico, questo ci tengo a dirlo, perché noi facciamo un passo indietro di fronte al nostro maestro e ci facciamo solo strumento dei suoi messaggi. E in questo senso non è un concerto dove siamo noi due protagonisti, ma è tutta la sala, è tutto il pubblico insieme a noi che crea questa energia che si diffonde. E poi con il passaparola questo tour ha fatto tutti sold out in ogni teatro d'Italia. Sì, sì, questo Amara lo diciamo, è bellissimo quello che dice Simone, fate un passo indietro, però insomma se non ci foste voi sul palco non ci sarebbe tutta quella gente seduta, poi smettono di stare seduti, si alzano in piedi, ma non ci sarebbe quel pubblico che cerca con voi, grazie a voi e tramite voi, di riallacciare un filo che non si è mai spezzato. Esatto. Nonostante la morte di Battiato. Giusto. Cioè, come se in noi rivivessero quello che hanno sempre vissuto. Ma in molti ci dicono questa cosa, che dopo l'ultimo concerto c'è stato quasi lo sconforto di non poter rivivere quella forte empatia, emozione. Ci sono persone che chiudono gli occhi, persone che tolgono le scarpe. C'è proprio un'apertura fisica, piangono. Che bello. E quindi sì, che bellissimo. Era il 18 maggio del 2021 e per quanto, Don Granieri, per quanto si sapesse, no, che Battiato non stava bene, è sempre tutto un sappiamo, ma non vogliamo avere questa notizia. Poi questa notizia è arrivata e prima di entrare ancora dentro la musica, c'è qualcosa che impedisce alle persone che amiamo di morire del tutto, no? Sapendo che la morte sia una rinascita, ma poi però su questa terra le persone ci mancano e c'è quel filo che non si interrompe mai. Per lui è così. Assolutamente sì, lui addirittura ci aveva dato degli indizi, il loro spettacolo Torneremo Ancora, il suo ultimo disco dal vivo che ci ha consegnato è proprio Torneremo Ancora. Se si ascoltano le tracce dal vivo di quel disco, lui ci sta dicendo sono pronto per partire, dalla sua voce spezzata dal dolore, incrinata dalla sofferenza, lui si è concesso per l'ultima volta al suo pubblico dicendoci addio. Guai a noi se dimentichiamo i nostri cari. Il ricordo di chi non c'è più deve esserci, deve essere alimentato, e non c'è cosa più bella che poter alimentare il ricordo di una persona a noi cara. Credo che Battiato sia
un nostro parente. Io l'ho pianto come uno zio che è andato via in paradiso. Credo che il ricordo di Battiato sia bello alimentarlo attraverso questi spettacoli, attraverso la sua musica, che è eterna. Grazie a Dio rimangono i dischi di un artista che possono arrivare al cuore di tutti, al di là delle generazioni. Don Granieri, io le chiedo, perché anche questo insomma si trova, e si trova nella sua storia, che lei sempre con generosità racconta, quella musica quando lei era un bambino, per ognuno di noi, quella musica ha avuto un significato. La musica di Battiato era anche un aiuto, no? Era con quella sua capacità critica, sì. Era, insomma, nel suo caso, lei questo lo racconta, era un rifugio speciale in un tempo difficile. Assolutamente. È stato lui a offrirmi la chiave di lettura su alcune storie personali di dolore vissute sulla mia pelle. Se non avessi avuto il suo codice, se non avessi avuto le sue orecchie, i suoi occhi, sì, le sue parole, non sarei stato in grado di definire alcune situazioni che mi hanno fatto tanto soffrire. E io me ne accorgevo dalle pagine del mio diario. Ogni episodio c'era sempre un verso, una nota che apparteneva a Franco Battiato. Quindi è stato veramente un compagno di vita attraverso cui ho potuto dare senso a un dolore anche quando non avevo il dono della fede. Perché non sempre abbiamo immediatamente il dono della fede o scopriamo di essere credenti. È un bambino. Intanto ascoltiamo l'audio del Re del Mondo, che è una canzone molto cara strano come il rombo a Don Massimo. Aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi. E poi silenzio e poi è una domanda per Don Massimo Granieri ed è una domanda per Amara e per Simone Cristicchi. La musica di Battiato è difficile, eppure arriva, per difficile intendo dire i testi, per musica intendo tutto, eppure arriva dritta al cuore, come quando si giocava, scusate il paragone immorale, a freccette, ma quando pum, riuscivi a centrare proprio quello che volevi centrare. Come fa a essere così? Perché la musica di Battiato è autentica, è difficile ma è autentica ed è semplice come la vita. Quindi ecco il segreto della musica di Battiato. Anch'io, girando nella presentazione del libro, trovo tantissima gente che lo ama, che lo adora, che lo venera. Gente dai 14 agli 80 anni, cioè trasversale come artista. Arriva ancora oggi, noi siamo stati in un liceo classico con dei ragazzi che avevano 17 anni e cantavano a memoria le canzoni di Battiato. Perché è vero, quello che dice lo vive, lo ha vissuto sulla sua pelle e ce lo ha consegnato. Posso? Grazie. Allora, Simone Cristicchi ed Amara, sì, no, stessa domanda a voi, cioè, certo, però voi sì, io siete posso musica, raccontare un piccolo aneddoto. Ma la prego. Quando Battiato pubblicò il disco L'Imboscata, che si aprì con il singolo La Cura, decise di presentarlo al Festival Bar, che fu, voglio dire, una scelta anche abbastanza strana, no, per un cantautore come lui. E decise di portare questo messaggio, La Cura, al Festival Bar. E io mi ricordo che ero seduto sul divano insieme a mia madre e mia sorella. Ecco, nel marasma della musica, dei tormentoni estivi del Festival Bar, arriva questo signore in giacca e cravatta e canta questa canzone straordinaria, che penso sia questo unica. Questo poema in musica, sì. E siamo rimasti tutti e tre, io, mia madre e mia sorella, con i brividi addosso per tutto il tempo ad ascoltare questo signore strano che cantava un messaggio d'amore poi universale. Ecco, questo aneddoto ci fa pensare, mi ha fatto riflettere alla sua trasversalità, ad arrivare con la musica a tutte le generazioni. Arrivare, Amara, e restare. Perché vabbè, io sto parlando con chi canta e scrive canzoni che arrivano e restano, però arrivare e restare è un'altra cosa. È un'altra cosa, sì. Penso che la formula o il segreto o comunque quell'ingrediente che serve è proprio quello che ha detto appena adesso. Che Don Granieri. Sì. La verità, ecco, la verità. Se tu vivi una cosa e la scrivi e con la verità che racconti è impossibile che se ne vada. Ecco. Allora, L'Ombra della Luce. Tap tap, e faccio tap tap sulla scaletta perché qui volevo arrivare. È il vostro brano preferito? Diciamo di sì, perché sì, è un po' il manifesto anche di questo spettacolo, di questo concerto mistico, essendo L'Ombra della Luce una preghiera cantata,
e sono pochissimi quegli artisti che sono riusciti a fare una cosa del genere. Battiato è forse l'unico che è riuscito a riportare la canzone alla la musica, alla sua essenza originaria. La musica era, veniva utilizzata nella liturgia, quindi ha molto a che vedere con la religione, con la spiritualità. E quindi questa canzone, che fa parte di un album come Un cammello in una grondaia, è proprio il manifesto della canzone spirituale di Battiato. Noi siamo qua, voi siete lì. Ci proviamo. Lo ascoltiamo, vero? Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai. Non mi abbandonare mai. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonarmi mai. Gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice lontano dalle tue leggi. Ho sentito in certi monasteri o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa sono solo l'ombra della luce. Torneremo ancora, concerto mistico, e come potrebbe non essere che questo, per Battiato di Simone Cristicchi e Amara. Quel pezzo è arrivato da altrove, lo dice Franco Battiato ai giornalisti presentando L'ombra della luce. Arrivo, Don Massimo, la vedo già, i motori pronti, ma arrivo subito da lei. Io mi sto godendo lo spettacolo. No, adesso diciamo. Io rimarrei in silenzio tutto il resto della puntata e No, la prego, lei. Meraviglia.
arriva da altrove. C'è una particolarità in questo concerto. Abbiamo voluto aggiungere ai brani di Battiato anche dei frammenti di canti sacri del mondo. Quindi siamo andati ad innestare nei suoi brani. Per esempio, in quest'ultimo c'è un canto in aramaico, che è la lingua originaria di Gesù di Nazareth, e quindi è un canto che è tuttora in uso presso le chiese cristiane ortodosse d'Oriente. È il Salmo 22, se non sbaglio, e abbiamo voluto inserirla proprio dentro l'ombra della luce. Così poi ci sono anche dei mantra invece dell'induismo, canti dedicati alla divinità Ganesh, oppure il Gayatri Mantra. Sono dei momenti, insomma, che rendono il concerto ancora più contaminato. E noi vi ringraziamo per questo, tutti e due, perché siete... Io poi li sto vedendo da così vicino. Eccolo qua. Vediamo il concerto mistico per Battiato. Però quel pezzo è arrivato d'altrove a Don Massimo Granieri, che non vuole parlare, ma invece io gli chiedo di parlare. Lo devo chiedere come commento. È una cosa che dicono tutti gli artisti, Simone potrebbe testimoniarlo. Quando scrivono è come se ci fosse una forza superiore a loro che consegna qualcosa da tradurre poi per noi ascoltatori. Sono dei messaggeri, hanno un dono particolare ed è bello che un artista come Battiato, ma in realtà tutti gli artisti, ogni tanto ci consegnano la genesi della loro scrittura, perché una cosa che non fanno mai i cantanti è dire come è nato un brano, perché neanche loro ne sono consapevoli fino in fondo. Don Massimo, però le chiedo, è proprio una preghiera questa? Sì. Cioè non è che lo chiedo, lo sottolineo. Sì, sì. E quest'uomo con la spiritualità aveva un rapporto così, aveva un filo diretto. Era un uomo completamente spirituale, forse non molto vicino al cristianesimo, questo per dovere di cronaca bisogna dirlo, però era un uomo in ricerca continua e questa sua ricerca penso possa stimolare anche la curiosità di tanti che sono lontani dalla religione. Potrebbe essere... E la sua musica potrebbe aprire una strada anche ad una ricerca di senso della propria vita. Allora, ascoltate, Carlo Guaitoli, che per 20 anni è stato collaboratore, il maestro Guaitoli è stato collaboratore di Franco Battiato al pianoforte. Lo ha incontrato Luciana Celeste, sentite cosa dice. Mi sono in qualche modo innamorato di Franco Battiato nel 1991, all'epoca del disco Come un cammello in una grondaia. Andai ad ascoltarlo in un concerto a Reggio di Parma e rimasi davvero folgorato. Non immaginavo, certo, dopo 2 anni di incontrarlo e di iniziare la mia collaborazione con lui. Si può dire che la sua... questa altissima statura artistica equivaleva alla statura umana e per me è stato davvero un incontro da questo punto di vista meraviglioso che mi ha formato, insomma, che mi ha aiutato a crescere. Il brano che in qualche modo sento un legame diretto con lui, forse anche se è banale dirlo, è la cura. Ricordo l'emozione di chiunque l'ascoltò per la prima volta. Franco la concepì senza l'uso del pianoforte. E a un certo punto, in una tournée che facemmo nel 2003, se non sbaglio, mi sentì in una pausa suonare appunto la cura al pianoforte e lui si fermò e mi disse in questo tour la facciamo così. Non faceva altro che trasferire una luce che gli arrivava dall'alto. Avevamo già un'affinità oltre che musicale anche dal punto di vista, se vogliamo così dire, della visione della vita, degli aspetti spirituali. Poi si ricongiunge. Lui sapeva che poteva parlare con me di certe cose e io sapevo ovviamente che potevo parlare con lui di altre. È stato come avere un fratello maggiore, diciamo,
è un secondo padre da un certo punto di vista, non tanto per quello in cui credeva Franco, ma per quello che lui cercava in ogni aspetto della vita e nella sua statura morale, nel suo essere attento agli altri, nella sua generosità, nel suo impegnarsi, nel suo sentire il dovere di uomo, di cercare sempre di migliorarsi. Ecco, questo forse è stato l'aspetto che più di tutto mi ha segnato in modo indelebile. Nelle cadute c'è il perché della sua assenza. Nel momento della sua scomparsa è nata una richiesta di Battiato. Questo mio progetto vuole mettere in risalto proprio l'aspetto musicale degli arrangiamenti, significa anche ridare tutto il valore che meritano le sue canzoni, e io mi sento di farlo perché so quanto lui ci tenesse a questo aspetto. Vi do due appuntamenti. Sabato 20 maggio alla Triennale di Milano, Carlo Guaitoli farà un omaggio a Franco Battiato nell'ambito del Festival Piano City Milano, e parliamo del pomeriggio. La sera, il 20 maggio a Milano, succede tutto il 20 maggio a Milano, Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, concerto mistico per Battiato. Torneremo ancora con Simone Cristicchio e Amara, che sono qui con noi. Allora, Battiato era un grande frequentatore del silenzio. Questa è una tua frase o una frase che ti trova d'accordo sul modo di gestire il silenzio, che è pieno di parole, di un maestro così? Ma noi abbiamo imparato anche a conoscerlo studiando per questo concerto. Abbiamo ascoltato centinaia di interviste, lo abbiamo studiato nelle sue canzoni, il suo repertorio, ed è diventato un po' un nostro compagno di vita, vive con noi. Diventa un amico, una persona speciale, soprattutto perché poi capisci che ci sono artisti, e sono veramente pochi, che riescono a cambiarti la vita, a cambiarti lo sguardo. E io credo di parlare anche per Amara. Il silenzio è quel luogo sacro dove noi possiamo ricontattare quella voce molto spesso è invece sommersa da questo frastuono del nulla, e invece in quel silenzio riuscire a capire che c'è qualcosa di sacro, come direbbe Battiato, lode all'inviolato, a ciò che non è violato dal mondo, dalla materia e dalle vicissitudini della nostra vita. Ecco, il silenzio è il luogo che da una parte ci può anche inquietare, perché ci troviamo nudi con noi stessi, ma dall'altra ti apre delle ispirazioni che poi possono essere particolarmente fortunate, perché è nel silenzio che poi noi scriviamo le nostre canzoni. Si apre il portale, quello che e ti fa in mezzo di codice, e tu sei la frequenza, solo questo. Tu sei la frequenza, è così, Don Massimo? Sì, assolutamente, hanno spiegato benissimo proprio l'atto creativo di una canzone. Loro sono molto bravi perché ricreano qualcosa che c'è già. E non è facile, è più facile creare qualcosa dal nulla anziché riscriverlo e emozionare allo stesso modo. Stanno volando le parole più belle. Io col silenzio invece ho una scarsissima frequentazione. Parlo sempre, a volte parlo troppo, ora sto zitta perché c'è la pubblicità. Ci vediamo tra un attimo. Franco Battiato, qui all'Ora Solare. Adesso come ci parlo io sopra Battiato? Devo farlo. Bentornati all'Ora Solare. Pensate di me ciò che volete, ma sono qui. Simone Cristicchio e Amara. Torneremo ancora. Questo concerto meraviglioso che sta riempiendo tutti i luoghi dove loro in tutta Italia si presentano. E poi abbiamo il nostro Don Massimo Granieri, che è
così innamorato di Franco Battiato e ci ha fatto così grande regalo di venire ospite da noi. Peccato che io non sappia volare, questo bellissimo libro che Don Massimo ha scritto. E a proposito di libri da andare a cercare, edito da San Paolo, Simone Cristicchi, Lo chiederemo agli alberi, Baldini e Castoldi. C'è qui dentro quella tua canzone per la quale il resto del mondo ancora ti ringrazia. Dico bene, lui ride. Ma è vero, scusa, ti ringraziamo ancora. E i disegni li hai fatti tu? Sì, esatto. Invece di affidare questo lavoro di grafica a un grafico vero, insomma, mi sono messo io, ho ritirato fuori questo antico talento per il disegno e ho deciso di illustrarlo io. Hai fatto bene. Sì. Questa è l'affermazione, hai fatto benissimo. Sono contento del risultato. E se credete che sia, fatelo, un regalo da fare ai bambini, scoprirete che poi, quando lo leggete, voi siete grandi, lo considerate un grande regalo per voi. Ma questo perché, quando si è poeti, Don Massimo, perché questo è un poeta, lui non lo dice, ma Cristicchi, che non è presente, noi parliamo senza che lui ci sia, è poeta. Sì, anche perché scrivere per i bambini non è affatto semplice. No, ricordandoci che siamo stati tutti bambini. Ma allora, Amara è anche autrice con Giovanni Caccamo, che è stato uno dei cantautori scoperti da Battiato, del brano Il cambiamento, interpretato da Caccamo con la partecipazione di una certa signora Patti Smith. No? Ecco, questo giusto per dare giusta sottolineatura. Essere scoperti o comunque portare nel cuore la riconoscenza per quest'uomo, per questo immenso artista che è stato Franco Battiato, scrivere per persone che lo hanno, scrivere e interpretare con e per persone che lo hanno direttamente conosciuto, quanto è bello? Questo è il senso. Ma torno a quello che dicevo prima, cioè mi sento quasi una prescelta a volte, nel senso, ma perché sei brava. No, ma questo non lo so. Ma lo so io. Però lo per sanno empatia. Molti, Amara, lo sanno tanti. Sei proprio brava. Brava tanto e tanto brava. Non è per... Ecco, però... Penso sempre per risonanza, siamo un po' parabole noi, no? Antenne, e quindi per affinità. Sempre si parla di energie, si parla di collaborazioni che sono affini con le anime. E con Giovanni è così anche con lui, sì. È così. Io Giovanni l'ho intervistato per il libro. È uno degli artisti più simpatici che abbia mai incontrato. Molto. L'ho intervistato e lui ha fatto per tutta l'intervista l'imitazione di Battiato. Cioè, lui mi parlava con la voce di Battiato ed è stato simpaticissimo ma anche emozionante, perché a un certo punto avevo l'impressione di stare con Franco Battiato dall'altra parte del telefono. Ma meraviglioso, ma dall'altra parte del telefono. Ha fatto tutta l'intervista imitando Battiato. E lo imita benissimo, lo imita benissimo. Sì, è vero. Sì. Ma è un uomo straordinario, un altro artista di una grandissima cultura e sensibilità. Sì. E Battiato era generoso tanto con gli artisti, anche gli artisti che lo inseguivano, poi infatti, Cristicchi è qua. E voglio dire che volevano incontrarlo, cioè quando lui intercettava una capacità e intercettava anche la buona educazione, è un artista, la cosa che mi è sempre piaciuta di Franco Battiato era un uomo accessibile. Solitamente gli artisti di quella levatura sono irraggiungibili in nessun modo, neanche ti puoi appostare vicino a casa come ha fatto Giovanni, come ha fatto anche Simone, che lo andava a inseguire per gli hotel. Eppure si faceva avvicinare, ma perché era curioso appunto dell'umanità che incrociava, e soltanto i grandi riescono a fare una cosa del genere. Bravo, bravo, bravo. Allora, il tour torneremo ancora, è l'ultima canzone scritta da Franco Battiato. Simone Cristicchi e Amara sono qui, 2 più 2 uguale un meraviglioso 4, gliela chiediamo questa canzone. Un suono discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea,
tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sogno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di Gande in corpi di luce su pianeti invisibili. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Bravi, 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 bravi. Scusate, ogni tanto io mi sposto in avanti e dentro anche nell'inquadratura. Che belli che siete. Fin quanto dura il vostro Grazie. Tour? Torneremo ancora? Ma è cominciato un anno fa, perché era giugno, sì. Abbiamo debuttato al Teatro Romano di Verona, al Festival della Bellezza, e questa bellezza poi ci ha accompagnato per tutto l'anno. E anche quest'estate ci saranno delle date a Pesaro, per esempio, in un altro festival bellissimo, e saremo in giro, insomma, venite a trovarci, perché è un'emozione straordinaria. La bellezza, voi due, vi accompagna per tutta la vita, ed è questo il motivo per cui vi amiamo così tanto, davvero. Don Massimo Granieri, Battiato della Morte, diceva, non esiste, è solo una trasformazione. Sì, qui viene fuori un po' la sua idea buddista della vita, anche se pare che negli ultimi tempi si sia molto avvicinato all'idea della risurrezione dei corpi, che è nostra, quella della fede cristiana. Però, e in questo torneremo ancora, dice c'è un verso, appunto, c'è una sola strada che porta alla verità. E noi cristiani sappiamo che è Gesù Cristo, e credo che lui, verso il finire della sua vita terrena, abbia preso veramente in considerazione questa possibilità di abbracciare la fede cristiana e di poter credere nella resurrezione dei corpi. Lo voglio sperare, non abbiamo nessuna certezza, non c'è nessuna notizia a riguardo, ed è giusto forse che rimanga nella sfera privata di un, certo, di un uomo, prima che di come una, è giusto che lei dica quello, esatto, che sta dicendo, di un artista. Però è bello poterlo pensare Battiato nella comunione dei santi, non so perché mi piace pensarlo così. Battiato è un grande nostro amico, Umberto Broccoli, di lasciarci un pensiero, e lui l'ha fatto e lo ringraziamo. Eccolo qua. Cara Paola, quante cose potrei dire su Franco Battiato. Tra parentesi, sono cose che abbiamo anche detto insieme in altri anni, tu ed io, della nostra vita. E tra le tante cose che si possono dire, mi piace sottolineare la sua spiritualità, il suo legame con il trascendente, con quello che è al di là, quello che è sopra di noi. Quando lo sentivi parlare della bellezza della natura, che ti fa inevitabilmente credere che esista un qualche cosa dopo la vita e un qualche cosa di superiore a noi tutti. Ecco, questo è da riempire l'anima. E a proposito di anima, diceva una cosa, cioè dici, io ne parlo sempre quasi al presente di Franco, dice una cosa bellissima: la fede, quale che sia la fede, non ci si arriva con la mente,
non ci si arriva con i piedi, a piedi, ci si deve arrivare con il cuore. E se mi consenti, chiudo firmando come Franco amava chiamarmi. Ciao Franco, Umbertiade. Caro Umbertiade, grazie. Grazie di cuore. Allora, torneremo ancora, concerto mistico per Franco Battiato. Grazie a Damara e grazie a Simone Cristicchi. Grazie a Simone Cristicchi che ha scritto e disegnato, ha scritto senz'altro, lo chiederemo agli alberi, lo sappiamo, la cantiamo sempre, però per Baldini e Castoldi ha fatto anche i disegni e sono bellissimi, c'è tutto qui dentro. E questo peccato che io non sappia volare, ma perché questo titolo? Per due motivi, anche qui c'è stata una coincidenza, è il verso di Testamento, l'unica canzone in cui Battiato cita una terzina di Dante a cui sono molto legato. Cosa fa la casa editrice? Mi propone questo titolo del libro. Non è mai una casualità, vero? Non è un'altra casualità. Don Massimo Granieri, io la ringrazio particolarmente grazie. Per essere stato. Grazie a voi. Veramente grazie, grazie a questo gruppo perfetto, perfetto, perfetto. Di artisti e di persone che sanno cosa voglia dire poter onorare un grandissimo come Franco Battiato. Noi cantiamo le sue canzoni e continueremo ad amarlo per sempre. In chiusura voglio tornare a ricordarvi la grande raccolta fondi avviata dall'associazione 30 ore per la vita insieme al Policlinico Gemelli di Roma. Perché? Perché nel Policlinico Gemelli si vuole realizzare una casa completamente gratuita per famiglie costrette ad affrontare lunghi, costosi viaggi e lunghe e costose permanenze per curare i propri figli. Siccome voi siete il pubblico di TV 2000, siete stupendi, io lo so, perché sappiamo quanto voi siate generosi. 45580, questo è il numero da fare. Possiamo donare 2 euro inviando un sms dal telefono cellulare oppure chiamando dalla rete fissa 5 o 10 euro. Cercare la migliore cura per il proprio figlio. Abbiamo parlato di cura oggi. La migliore cura per il proprio figlio molto spesso porta a dover fare le valigie, a dover partire, a dover lasciare le proprie cose e la propria casa e a dover trovare un'altra casa. Allora, attraverso il vostro aiuto, questa casa potrà esistere all'interno del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. 45580, per favore fate questo numero, mandate così 2 euro, 5 o 10 euro se volete chiamare da rete fissa. Quello che voi farete sarà il primo mattone virtuale per la costruzione di questa casa, e per trovare la motivazione per farlo è semplicissimo, lavorando al fianco di 30 ore per la vita. Provate a pensare che sia vostro figlio, provate a pensare che sia il vostro nipotino, provate a pensare che sia il bambino che tenete per mano ogni giorno quando uscite, quando andate a comprargli il gelato, quando gli rimboccate le coperte. Siccome voi siete persone bellissime, so che lo farete. 45580, 30 ore per la vita. Grazie a tutti. E grazie ai nostri ospiti, grazie ancora. Questa è l'ora solare, evviva. Grazie ad Alessandro Treso in regia.